L'età degli eroi, l'età della spada, l'età dell'onore, è in un'altra storia. In questa racconteremo di ardite canaglie e spregevoli avventure. Chi magari lo stanco, poi passi insieme al branco, il mio regno della taglia, con la farma di gentaglia, per due soldi è un posto tanto, della rissa son l'araldo, non c'è spazio per la noia, sta che sporchi a polveronia. Che faticaccia la vita da master. Comunque, bentornati avventurieri. Continuiamo il nostro racconto. Il nostro gruppo, svegliato nel cuore della notte, si è subito recato fuori e ha trovato una lettera, firmata CG, che consiglia loro di andare a nord, dove troveranno aiuto. L'indomani, dopo aver recuperato delle informazioni da Lino, si sono recati effettivamente a nord. E un gruppo di taglialegna li ha avvisati che nella foresta, secondo loro, c'è il demonio. Don Ciccio, subito gasato, si è lanciato dentro con tutto il gruppo. Qui, sopraffatti da una nebbia, si sono ritrovati in gabbia, catturati dai sorci verdi, che si sono poi rivelati amici, l'ex banda di Alibardo. Qui, chi sembra saperne qualcosa in più, è Turibio, un vecchio confidente di Alibardo. Vediamo cosa ha da dire. Turibio comincia a parlare, soprattutto rivolto a te. Cioè, devi sapere, tuo fratello si è unito a noi poco più di 3 mesi fa. E da quando siamo arrivati qui a Borgo Sempronio è scoppiato l'amore per lui. È scoppiato l'amore? Ah. Quella ragazza l'ha stregato. Gigi? Clotilde, sì. Clotilde e basta. Lui il cognome non lo sa. Ah, G. Il mio fratello ha una storia d'amore. Tocca a metterlo in pari. Clotilde. Allora, a me mi piace però. Ho capito, ma... Quindi? Cioè, si sono... Ma lei è una sorcia? Te lo direi. È una bella toma! È una della banda? No, qui siamo tutti uomini. Ah. Non per scelta, ma è raro che delle donne si uniscano alle bande. Da come ho detto prima. Sbagliate, perché le donne hanno molte qualità. Eh? Non lo so. Troppe. Il problema sta lì. E si gira verso Giampiero, come si sta per dire qualcosa di grave. E cioè? Delle ombre. Delle ombre. Fa parte delle ombre. Fa parte delle ombre. CG è delle ombre. Sì, fa parte delle ombre. Che bel disastro. Giampiero tipo... Turibio, cosa hai detto? Ma questo è come Romeo e Giulietta. Infatti, non è caro. Perché non ci sta Romeo e Giulietta. Bernardo, perché tuo fratello? Come Lúthien... Beren e Lúthien. Beren e Lúthien già. Uomini ed elfi, ma almeno non erano nemici. Capo, calma. È l'amore. Sai come sono i ragazzi, no? Sì. Proprio una delle ombre doveva prendersi. Si sono innamorati. Ma perché tuo fratello va sempre in caccia di guai? Perché è una cosa di famiglia. Si sono... Che famiglia. Attirano i guai come il miele per gli orsi. Si sono frequentati per un po', di nascosto. Si vedevano per lo più in città, cercando di rimanere di nascosto. Io sono una donna e posso capirlo, e va bene. Ma adesso, che è successo dopo? È successo che Alibardo ne ha parlato con me, ovviamente ho tenuto un po' il segreto. E lui, mentre dice questo, con la coda dell'occhio, controlla sempre Giampiero. Sì. E quando ero in paese ho avuto l'orecchio fino e ho sentito una cosa.
C'erano due al bancone che parlavano di un certo Ermenegildo. Che aveva catturato. Visconti. Che aveva catturato una donna, una ragazza delle ombre. Ho pensato che poteva essere lei e sono corso a dirlo a tuo fratello. Già so come va a finire questa storia. Lui. Ne ho capito. Si è precipitato. Sapevo. Alla casa di Ermenegildo, nella villa nell'alto paese. Sì. Da quel giorno non l'abbiamo più visto. È stato lui. Non so. Beh, una notizia buona e una cattiva. La buona è che sappiamo la storia. La cattiva è che potrebbe essere il colpevole. Sagace, eh? Beh, lo so, me lo dicono in tanti. In fondo, l'amore dà, l'amore toglie. La cosa che mi sorprende è che questa Clotilde sia riuscita a scrivervi delle lettere. Quindi immagino non sia stata catturata. E infatti, c'è, Una taglia, Sulla sua testa, bella... copiosa. Bella... pesante. Pesante. Già. 200. Più 200. Penso... parliamo di 200. Più 200. Beh, sono bei soldi. Eh già. In fondo, se è vero che hanno accoppato quel nobile. Solo lei sa cosa è successo quella sera. E come facciamo a contattarla? O forse qualcuno che l'ha visti. In fondo, se c'è una sua taglia con una descrizione, qualcuno deve averli visti. Anche lui è sagace. Molto sagace. Anche il Master è sagace. Anche tu, Turibio, che è sagace. Turibio è il Master. Certo. Dobbiamo scoprire chi l'ha visti. O contattare Clotilde. Dico, come si fa a contattare questa tizia? Non sappiamo niente, sappiamo anche dove stanno le ombre. Secondo voi noi lo sappiamo? No, io siamo appunto da capo. Io eviterei di avere a che fare con le ombre, almeno finché non saremo costretti. Di nuovo. Di nuovo? In che senso di nuovo? E guardiamo tutti. Perché? Che succede? Beh no, le che ombre. Io sappia... A parte qualche sospetto su chi ti ha colpito quando ti abbiamo trovato, sappiamo solo che forse Lucio era invischiato. Probabile. È possibile. Quell'uomo è invischiato con qualsiasi cosa, da quello che abbiamo capito. E quindi... Beh, possiamo chiedere... Mi faccio fatica a dirlo. Ai birri, chi è che ha fatto la soffiata e ha dato le informazioni? E non ci posso andare mica io, perché il cognome mio lo conoscono. Magari è comune. A meno che non cambiamo nome, tra l'altro abbiamo dato nomi sempre falsi. Usiamo quelli veri adesso. Già. Magari ci può adesso. Andare. Magari ci può andare il Cardon, che è abituato a cacciare i demoni. Possiamo fare così, possiamo... Un'idea. Torniamo che abbiamo risolto il problema. Abbiamo risolto il problema qui. Abbiamo risolto il problema. Giampiero, allora facciamo una cosa, una cosa per volta. Giampiero, allora, questi boscaioli, no, che lavorano alla segheria, ci hanno chiesto di scacciare il demonio. Ovviamente non c'è il demonio, siete voi, sorci verdi, vero Giampiero? Sistemi di difesa. Ecco, perché non volete che vi scoprano l'accampamento, giustamente. Come si può aggiungere un accordo qui? Si può aggiungere un accordo, perché quelli ci hanno pagato per scacciare il demonio, siamo venuti qua e siamo venuti a sapere tutto questo ambaradà. Se noi facciamo in modo che quelle cose non accadano più, sì. Magari ne facciamo cadere gli altri. Abbiamo fatto, dobbiamo fare così, abbiamo fatto un accordo con lo demonio, per cui possono arrivare a un certo punto e di là non vanno, altrimenti voi, no? L'avevo pensato anch'io. Facciamo un accordo. Possiamo... delimitate un perimetro. Possiamo avvicinare il perimetro all'accampamento per un po'. Assottigliamo... Ecco. Loro campano. Non troppo. Voi campate. Noi campiamo. Perché scusa, però... Ho paura anche noi. Che le ombre vi abbiano seguito. Quindi l'accampamento è saltato. Perché dovrebbe averci seguito? Il fatto è che chi ci ha portato qui Oddio, era delle ombre. No.
Sì, CG. CG. È vero. Allora le ombre sapevano già che stavate da queste parti. Già. O forse quantomeno Clotilde. A nord. Ma anche loro gliel'avrà detto. Io, se fossi in te, cambierei accampamento. Adesso fai te. Ma Clotilde ci ha detto di andare a nord. Sì. Già. E noi abbiamo preso la strada verso nord. Siamo in un cul de sac, un sac de cul, come volevo dire. Quindi, che possiamo fare in questa maniera? Io, così, dobbiamo risolvere il problema dei demoni, il problema di mio fratello, il problema delle ombre, è un bel casino. Se la vogliamo dire tutta, anche il problema di Eugenio, capire ecco. Cosa è successo, che sono sicuro al 100%. Chi è questo Eugenio? Avrete notato... strani avvenimenti. Prima parlavo. Le ombre rubano solo il rame. Sì, ma adesso il nostro problema non sono le ombre, è salvare tuo fratello. Poi, sì. Volendo, potremmo andarcene a depredare qualche altro. Escogitiamo il piano, mettiamo sulla tavola delle idee. Adesso, in questo momento. Non mi sembri molto esperta di piani, eh? E ti viene a dare una pacca. Esperta di guai. Giampiero. Vabbè, Giampiero, allora non mi mancava. Prima cosa, andiamo per gradi. Voi dovrete andare via da questo accampamento, immagino, e tornare nel paese. Ah, sì? Quindi il primo... Cioè, alla segheria prima. Il primo problema è cosa dire ai boscaioli. Ma ci siamo già accordati, tireremo un po' più indietro il nostro confine. Sì. E magari potrete dire che avete scacciato il demonio per un po'. Di non spingersi troppo dentro, che la zona era molto infestata. Sì. E il passo successivo? Capire come tirare fuori Alibardo. Dobbiamo, secondo me, trovare Clotilde. E per trovarla, dobbiamo chiedere a chi l'ha vista scappare. Il Fabro Augusto. Dicono che sia stato lui, no? Allora lo sapevate. Cioè, ci è arrivata una soffiata di una soffiata. Beh, una voce, dai. Una voce. Non è che lo sapevamo proprio di certo. Non è certo, no. Ma vale la pena. Potrebbe essere. Questo possiamo farlo. Potrebbe essere una pista. Già. E poi? Sì, ma bisogna tirarlo fuori comunque. Non è che. Sì, ma sono convinto che lei ne sappia molto più di quello che possiamo immaginare. È raffreddato, raffreddato. Anche tu ridi. Ha fatto. È un'età. 40 si sentono. Già. Anche 43 qua. Ha fatto troppo in tutta questa storia. Lei c'è dentro fino al collo. Eh già. Più di quello che sei. E comunque, se sono amanti, ci deve dare una mano. Almeno il doppio. Prima di tutto deve spiegarmi perché ci ha mandato qui. Probabilmente per farci scoprire che tuo fratello è diventato un sorcio verde. Lei ha scritto che i sorci verdi potevano darci una mano. Adesso Giampiero ci sta chiedendo. Giampiero. Lei sperava che i sorci verdi ci potessero dare una mano. Effettivamente non è forse stato speravo. Perciò. Dovrà fare di più. Si fidava di Alibardo, magari, ecco per questo. Beh, ascolta, Giampiero, se troviamo una pista buona, troviamo il modo di entrare. Ci servirà qualche uomo di copertura. O se c'è qualche scazzottata, via. Una mano ci serve. Quando avrete un piano solido. Ben pensato, ne parleremo. Ecco. Non ho intenzione di rischiare più di un uomo per salvarne un altro. Fatti trovare qua allora. L'accampamento. Quanto tempo? Torneremo. State attenti quanto venite. Certo. Ho già. Beh, è il caso di andare. Tornare. Sì. Prima però una domanda importante. Non è che avete qualcosa da mangiare, che stamattina solo avanzi. Non lo so, stamattina solo gli avanzi. Abbiamo camminato pure, un bel focherello, scaldiamo qualcosa. Sì, accomodatevi, anzi. Una pipa? Vedete se c'è... Una pipa magari, stavanzo, una pipa. Ma quante ne prendi? Una pipa? Ma te lo dà anche il boscaiolo. Ignorala. Ti guarda quasi infastidito. Le cose di mio fratello, che ne so. C'è un po' di cibo lì. Ottimo, grazie. Sarà pronto per pranzo. Nel frattempo potete dare una mano nell'accampamento. Volentieri. E prende e se ne rientra dentro la sua tenda. Lo vedete scomparire.
Io vado a dare una mano a qualche lavoro di fatica, qualcosa da spostare, qualcosa da montare, qualcosa da rompere. Chissà pure. Ho visto che spostavano delle casse. Sì, sì. Quelle a sei botti. A stanno scaricando alcune cose da un carretto. Lavoro con uno dei carretti dietro la tenda. Prendono e spostano ai tavoli sulla destra. Proprio lavoro per me. Vado ad aiutare. Okay. Io invece volevo andare ad aiutare, però volevo fare una domanda a Gallina. Certo. Mentre metti... Gallina è lì vicino, quindi ti puoi tranquillamente defilare e andare a parlare con lui. Sì, nel frattempo sì. Turibio, che è rimasto intorno al fuoco con voi, si avvicina a te, ti dà una pacca sulla spalla, quasi un abbraccio, ti fa... Stai tranquilla, salveremo Turibio. Ciao! Inception! Turibio questa, dice, questa non la taglio! Questa non la taglio! Stai tranquilla, salveremo Alibardo. Grazie. No, io sono assolutamente tranquilla. Puoi portarmi alla sua tenda? La sua tenda? Dove dormire, qui? Una di quelle amache, scegli. Le sue robe sono tutte qua. Aveva poco di suo. Penso addosso. Forse ora le sue cose l'avranno i birri. Anche la spilla. Sicuramente, non se ne separava mai. Capisco. Ma ti sembrava innamorato, mio fratello? Molto, molto preso. E lei come lo trattava? A suo dire era perfetta. Dovrò sincerarmene io stessa. Te lo auguro. Va bene. Grazie comunque per questo. Non c'è di che. Alibardo è una persona buona, è un amico fidato. Bene. E vado, insomma, mi vado un po' in giro così. Ok. L'accampamento. E mentre vicino a lui e vedo quello che sta facendo, gli do una mano, una sua alza qualcosa, dico: senti Gallina, volevo farti una domanda puramente, diciamo, tecnica, ecco. Volevo sapere che tipo di fumo era quello che usate qui fuori per, diciamo, per tenere lontani, ecco, le altre persone, perché mi sono reso conto che non è comunque malvagio, ecco, quindi ho qualche fonte di magia. Certo, vieni con me, ti faccio vedere. Ti porta vicino al mucchio di fieno dove stanno mangiando i cavalli e noti un po' nascosto più dietro un altro mucchio di rami verdi con foglie molto lunghe e fiori tendente al violaceo. Li riconosci come oleandri, forse. Ok, e li faccio... Però, ok, ho capito. Vabbè, comunque non so, pericolosissimi gli oleandri... Ma questi mica sono le oleandri qualsiasi. Questi mi hanno detto che... Dov'è che nasceva? Forse verso la penumbria, zone selvagge. Sono con una sottospecie molto, molto più velenosa degli altri. Certo. E i loro fumi, se direzionati bene... Sai, creano un po' di problemi. Lo so. Tipo di The Spider-Man. Si fa una risata. E li faccio... Senti, vedo che ce n'è abbastanza. Che ne dici se prendo un fiore, anche giusto magari... Sì, ma mettiti quei guanti. Oh, grazie. Lo maneggerò con cura. Ci sono dei guanti di cuoio appoggiati... Che combini, Don Ciccio? Giardinaggio. Giardinaggio. Prendo il fiore con calma. Che ci fai con i fiori, i guanti? Questo è il fiore che ci ha fatto svenire. Un oleandro. Ma questo è un oleandro malefico della penumbria. Non lo tocchi. No. Ah, perché? Dov'è fratazzo? Non lo so. Dove l'hai preso? Dove l'hai preso? Ho chiesto a Gallina, ce l'avevano lì dietro. Adesso lo chiudo, me lo tengo in tasca. Parlare con Gallina. Sì, sì, con calma, ritrovo a frattarsi, vediamo. Metto un pezzo di stoffa che ho nella borsa, qui, metto quanti apposta.
Io sto scaricando le casse. Sì, sì, tu sei al centro dell'accampamento. Io... Che cosa c'è? Vorrei raggiungere lui. Sì, lo vedi tranquillamente di fronte a te. Cazzo, ancora sta aiutando questi qua, dai. Ecco, ecco, c'è tanta roba. Perché invece non dai una mano? Ma che dare una mano? Vieni qua, vieni. Arrivo. Non ciccio, fagli vedere quello che hai preso, dai. Ecco, un attimo. Ci sono cose interessanti. È molto interessante. Mi scrivo non toccare perché magari... Cianfrusaglie. Pezzi di... armi piuttosto che pezzi di attrezzi. Tutta roba soprattutto metallica forse, ma sono tipo rottami. E noti che comunque sia sui tavoli dove state portando queste cose sono come dei banchi da lavoro. Ci sono effettivamente degli attrezzi fatti bene e supponi che servano per recuperare dei pezzi e del metallo che poi possa essere in un qualche modo rilavorato, riadattato, rimontato per creare qualcosa per la banda. Ma vanno prendendo il ferro. Vabbè, sì, finché è ferro, ma non il rame. Dimmi, Tatsui, fagli vedere. Questo lo rimbacchetta, ma c'è scritto non toccare. È un oleandro. Quindi ci siamo dati ai... Aspetta. Ma un oleandro? Ah, un oleandro della penumbra. Oleandro malefico. È quello che ci ha accoppato. Capito? Ecco, quello... le sue spore. A me mi ha accoppato una rannellata. Eh sì. Magari era un oleandro, la penumbra più grande. Ti ricordi quel nebbia? Sì. Mi sentivo stordita. Ah. Sì, intanto chiudo. Non so tu, ma i sì, due sì. Dava una strana sensazione. Ecco. Non ti viene in mente niente come possiamo usarlo? Alla rocca. Qualche medicina. Alla rocca. Stendiamo i birri. Qualche antitossina sicuramente farà bene contro i veleni. Per una volta ti ascolto. Aspetta. Ti immagini, accendiamo un fuoco e poi mandiamo magari un cunicolo che sbuca proprio dove stanno i birri. Magari. Il fumo... Dobbiamo... Li stendiamo tutti. Sì, potrebbe funzionare. Dobbiamo studiare un po' la struttura della rocca. Servirebbe... Già. Una mappa? Come... Sì, una mappa. Aspetta! La vecchia Gertrude. Sì. Ah, la moglie... detto qualcosa. B. Ettore, il costruttore. Ettore. Sì, lei sa qualcosa. Dovevamo passarci. Hai ragione. Con tutto quello perché che non ci siamo passati? Perché siamo qui. Con tutto quello che succede mi era passato di mente. Aspetta, allora facciamo così. Se lei sa qualcosa, sicuramente avrà qualche schizzo della rocca. Magari. O se la sa descrivere. Eh già, ho voce. E quindi noi potremmo attuare un minimo piano, ce l'abbiamo forse. Un mini piano? Un piano piccolo? Sì. È un inizio. Forse sì. Beh. Capito? Però prima dobbiamo accaparrarci questi. Da gallina. Lo diciamo a Giampiero? Io non credo che ci serva portarceli via tutti. No, chiederemo loro di collaborare. Loro li sanno usare. Beh, chiediamo a Giampiero. Comunque, l'idea di tornare qui, possiamo anche lasciarli qui e tornare, perché saremmo dovuti tornare qui. Intanto glielo diciamo. Vediamo. E l'idea di tornare, per dire ai boscaioli, mi è anche venuta in mente. Magari gli diciamo, il demonio ha bisogno di essere... rieducato ogni tanto, quindi dobbiamo ripassarci alcune volte. Possiamo dire anche sì, possiamo andare anche di notte. Qual è il problema? Lascia stare i boscaioli. Allora, già, andiamo da Giampiero e gli chiediamo questa cosa. Vai, andiamo. E andiamo da Giampiero. Oggi perché parliamo sempre così? Perché siamo abituati da Don Giuseppe. In questa situazione in realtà ci stava perché state confabulando all'interno dell'accampamento. Sì, ma dentro la chiesa stavo urlando. Siete un po' così. È tutta la sera che vi svegliamo. Infatti non dirà niente. Infatti faccio perché? Perché ce l'ha insegnato Don Giuseppe. Diavolo di Don Giuseppe. Diavolo di Don Giuseppe. Giampiero, possiamo disturbarti? Abbiamo un'idea. Sì, ditemi. Abbiamo un'idea. Una. Visto che voi avete usato il fumo per stendere o frastornare. Lui che era impegnato a scrivere qualcosa, vedi, con una penna e un calamaio, posa un attimo la penna, si mette così sul tavolo. Eh già. Dimmi. Diciamo che un inizio di piano ci potrebbe essere. Uno, Buona la prima. Noi conosciamo e ci andiamo a parlare a breve.
la moglie di uno dei costruttori della rocca e vorremmo trovare un cunicolo per poter accendere un fuoco nascosti e quel bel fumo stordente mandarlo per addormentare i birri. Che te ne pare? Non servirà tutto l'oleandro che hai, una parte. Forse è proprio lì il problema. Cioè? Il suo veleno è potente, ma per riempire una rocca avrete bisogno di molto oleandro da bruciare. Ma tu non l'hai usato all'aperto e ha funzionato. Cioè, se troviamo spazi chiusi sarà più facile. E poi con la mappa sotto mano sapremo esattamente dove mandarlo. Ci serve solo... Beh certo, con una mappa sotto mano tutto cambia, ma... Credo che di avere un buon contatto. L'oleandro noi ne abbiamo usato, erano più roghi che bruciavano con un vento forte e direzionato. È una stratagemma di difesa che abbiamo imparato anni fa e che ci portiamo dietro. Sì. E l'oleandro che ci è rimasto non è neanche tanto. Dovrebbe essere un piano disperato questo. Una volta bruciato tutto l'oleandro, toccherà cambiare accampamento. E se insieme all'oleandro bruciassimo veramente altre sterpaglie per creare proprio fumo tossico? Così sembrerà più un incendio. Un diversivo. In più sarebbe anche quell'oleandro diluito potrà dare al massimo un po' di nausea. Tanto vale appiccare solo un incendio, esatto. Allora. Sì, e magari appiccarlo nel posto giusto. Difficile. Al momento giusto. È un piano, ma non mi sembra dei migliori. E invece, per un uso singolo, ne potresti portarcene un po' di quell'oleandro? Singolo? Sì, magari abbiamo bisogno di stordire soltanto una persona. Potresti distillare il suo veleno. Già. Ne è un po' da prestarci. Non fatto. Beh, ci penseremo noi. Come si fa? È un processo abbastanza rischioso. Da noi se ne occupa Gallina. Se volete imparare, qualcuno dovrà rimanere qui. Ci vogliono delle ore. Provo a farmi dare la ricetta. Va bene. Non delle salme. Non sarà meglio di niente. Ok, vabbè. Noi intanto andiamo da Gallina e poi torneremo in paese. Ci vediamo presto. Ok, quindi quando vi ritrovate un po' al centro per fare pranzo, con una zuppa di cereali e qualche erba. Stai col buon Gallina. Gallina, saresti capace di scrivermi quella ricetta per distillare, diciamo, la pozione degli oleandri? Certo, ti darò qualche indicazione. Ti ringrazio. Non ho molto tempo, perché magari in futuro potrei anche insegnarmi, ma ho preparato alcuni distillati, qualche veleno l'ho preparato in passato, più antidoto che veleno. Dovrei averli fra i miei appunti già. Te li vado a prendere. Grazie Gallina, molto gentile. Magari un giorno avrai offerta una grande bevuta di vino cotto, magari preparato dall'amico mio. Prende la sua ciotola, se la trangugia così, lo posa. Ed è buonissimo perché Gallina vecchia fa il buon brodo. Ah, ok, il brodo. Stavo collegando, c'era arrivato. Non ho fatto in tempo a dirlo, c'era arrivato. Ok, torna poco dopo con un paio di fogli. Ecco, qui c'è scritto tutto. Ah, perfetto. Anche come guarire. Immagini stasera per farlo che me la tiro. Non li hai letti ancora. Ok. Mangiate, vi cibate, siete belli freschi. Potete fare quello che volete. Io fremo un po'. Sono un po' fremo per andare, perché voglio mio fratello, lo voglio salvare, incontrare questa qui, quindi insomma... Bernarda, ti vedo, Bernarda, sì, ecco che andiamo, abbiamo mangiato, possiamo andare, abbiamo bevuto. Dobbiamo andare dal Fabbro e da Gertrude. E prima di tutto a riscuotere. Esatto, perciò andiamo. Sì, forse è il caso che ci abbiamo, forse è il caso che ci affrettiamo. E andiamo, partiamo. Ringraziamo. Vi salutano, tutti, ci sono ovviamente alcune raccomandazioni sul non farvi beccare
e vi rincamminate verso, verso Borgo Sempronio. Vabbè, mentre ci incamminiamo mi guardo intorno a vedere se c'è qualcuno. Tiro a percezione. Lo faccio solo io? No, perché 13 percezione, abbiamo detto 13 più 3 16. Ti è sembrato di vedere qualcosa? Dopo circa 20 minuti di cammino da, dall'accampamento, sulla destra ti è sembrato come se qualcosa vi stesse guardando tra gli alberi, qualcosa che si muove fra i cespugli o fra gli alberi. Mentre cammino, mi fermo un attimo e fa cicca. Che succede? E indico la destra. Cosa c'è a destra? Qualche animale? Ah, ti stanno seguendo. Hai visto qualcosa? Mi ha fatto un po', cerco di guardare in quella direzione. Come vi fermate, vi girate, vi scoccano contro una freccia. Tirate iniziativa. E tu che era meglio quell'altro? Tu sei un pazzo. Quante hai fatto? Poco, quante sei? Più? Hai mosso tu. Più 2, 8. Tocca a me. Iniziativa è destrezza. Io. Ma se son destro, ho fatto 3. Ah, sogni e son destro. Avete fatto 3. Sogni e son destro. 2, 3. Sono mancino. Con la destra ho fatto 3. 5. Sono mancino. Vabbè. Siamo okay, tutti dormendo. 8, 5, 3. Allora, mi dite la vostra classe armatura? 12. 13. 11. Ok. Bernarda. Lo sapevamo, cioè, ce lo sentivamo proprio nell'intimo. Arriva una freccia che ti sfregge il braccio sinistro. Ti apre un bel taglio. Però fortunatamente è un colpo di striscio. La freccia ti ferisce, taglia, ma si infilza nell'albero dietro di voi. Ah! Ah! Tutto bene, Bernarda? Ah no, brucia! Ah! Ora che l'avete davanti, vedete un uomo abbastanza muscoloso, con un arco teso che ha appena rilasciato, che si sporge da poco fuori da un albero, coperto fino alla vita da un cespuglio, e vi ha sparato. Poco più avanti, verso di voi, notate un uomo che fa uno scatto dietro un altro albero e si sta avvicinando. Imboscato questo. Tu sei colta alla sprovvista, quindi salti il turno. Fratazzo uguale. Ciccio, tu avevi visto qualcosa, quindi ti eri un attimo messo allerta. Puoi fare il tuo turno. Dando. Allora, sono più o meno a una ventina di metri da voi. Trovi un grosso ramo, volendo. Che Saiennarus mi protegga e mi dia una mano. E mi nascondi tra un albero, sempre come. Ok, avvicinandoti un po' a loro, rimanendo vicino ai tuoi compagni. Vicino ai miei compagni. Ok. L'altro bandito, quello con l'arco, rincocca un'altra freccia e spara nella vostra direzione. Mi sono acquattato da terra, dall'erba. Ok, infatti la copertura che vi danno gli arbusti e gli alberi impediscono alla freccia di passare. Vabbè. Si inchioppa in uno degli alberi prima di voi. Però siete sotto il suo fuoco, tra virgolette. Già. Bernard, è il tuo turno. È il mio turno. E io l'unica cosa che faccio, mi tengo il braccio, però prendo la balestra e cerco di caricarla. Con molta fatica. Fa un po' male. Fa un po' male. E mi giro. Chi vedo, diciamo, a portata di tiro? L'uomo che ti ha sparato a te con l'arco è sporto fuori dalla sua copertura, dal suo albero. Quindi puoi provare a tirare. Ovviamente è ancora una mezza copertura. Ce n'è un altro lì? L'altro l'hai visto scorrere dietro un albero, ma ora è nascosto. È nascosto, sì. Vabbè, provo a mirare nella sua direzione, a sparare un quadrello. Nel frattempo dico a
al fratazzo e dico: fratazzo, fagliela pagare! Dicendo così, però gli do un'ispirazione bardica. Ok. Intanto faccio il mio attacco. Tira per stavolta colpire. Stavolta attaccherò in onore di Betty. Non molla! Ha mollato. Ah, ragazzi. Ha mollato. Arde. Era uno, aspetta, era uno, vero? Era uno. Era uno, vabbè. Senza che ti dico quello che ho fatto, tanto non serve. Succede questo, come vai a mettere il quadrello? Il quadrello capito. L'hai messo male, il braccio era dolorante. Esatto. Salta fuori completamente dalla sede che ha sulla balestra e in questo movimento si sgancia la corda. Quindi dovrei perdere un turno. Ovviamente non è che avete armi di alta qualità. No. Bene. Andrò di pugnale la prossima. Ok, fratazzo, hai un dado di ispirazione bardica e vedete davanti a voi l'altro bandito che era nascosto dietro l'albero che si avvicina molto vicino a voi. È a distanza di circa 6 metri, sempre dietro un altro albero. Fate conto che è abbastanza fitta come bosco. Ok. Quindi ci sono vari step di alberi tra voi e i banditi. Banditi che notate essere vestiti di nero. Di nero quasi, sì. Ma va, già ovviamente ho qualche non sono, sentore. Ho qualche sentore. Sì, vabbè, non sono dei Men in Black, però hanno vari pezzi di cuoio, una mantella scura. Dentro le ossa. Ma sono dietro le ombre degli alberi, immagino. Esattamente. Okay. Nascosti tra le ombre. Potremmo all'ombra, dire proprio all'ombra così. Della vegetazione. All'ombra della vegetazione, all'ombra dell'ultimo sole. Si era sopito un ombratore. Un ombratore. Fratazzo, a te. Mi prendono quei 5 minuti. Sì. Soprattutto non tanto perché ci stanno attaccando, ma per la pigliaccheria di fare un agguato a tre povere persone. Prendo il mio bastone mentre comincio a correre a passo pesante verso il più vicino, immagino sia quello che ha tirato la freccia. No, no, il più vicino è quello che si sta avvicinando a voi. Quello che mi sta avvicinando, va bene, vado verso di lui purché ci possa arrivare presto. Sì, ci arrivi in un turno se gli vuoi. Corro incontro e gridandogli vigliacchi, che miseria, gli tiro una randellata fra naso e denti usando il dado di ispirazione. Vai, vai, fratazzo. Ostia. Beh, io credo, io direi che 21 è sufficiente a tirare la randellata. Ok, colpito, tira per i danni. Un bel colpo fra naso e denti a due mani. Oh, e beh, 11. Song. Che miseria. Arrivi con una bastonata subito dietro l'albero, lo colpisci, gli prendi, gli schiacci il cranio contro l'albero, lo prendi completamente in faccia, la sua faccia si comprime con il tronco dietro cui era nascosto, cade per terra. Perfetto. La giustizia divina. Quella bastonata ha fatto male pure all'albero, secondo me. Violence! Non morto. No, non infierisco sui cadaveri. Buon ciccio. Falle la mossa. C'è rimasto uno, quello più vicino a me, no? Perché io ero messo... quello più lontano sempre. A 18 metri la gittata dell'incantesimo. Lancio sì. Fiamma sacra. Ok. Fai qualche passetto, ti avvicini a gittata per colpire il tuo incantesimo. Sì, e lancio santa fiammetta bruciata a rogo. E vai. E allora ci vuole? E tiro salvezza o un tiro per colpire? È un tiro salvezza. Okay. Su destrezza. Adesso ti dico quant'è. Dovrebbe essere basso con 13. Lanci il tuo incantesimo. Diventi tutto completamente rosso in faccia. E mi gonfio pure. Ti gonfi un pochetto con il sudore che ti scende addosso. Ma semplicemente il tuo incantesimo non ha effetto. Mannaggia. Che
l'udemonio. Che caldo. Forse Fiammetta era occupata in questo altro. Opera del demonio. Guarda, di solito funziona. Sicuramente Santa Fiammetta sarà impegnata. La prossima volta funzionerà, ne sono certo. Tu che ti sei avvicinato per lanciare l'incantesimo convinto, ora ti trovi senza coperture, esposto alle sue frecce. Ma preso sì. La freccia vola via. Vola via. L'uomo ti vede che stai facendo qualcosa, intuisce che tu possa essere una sorta di stregone. Questa cosa lo fa titubare, al che lui spara la freccia, ma ha perso l'attimo, quindi sta con l'arco più in alto del dovuto, la freccia ti vola sopra. Bernarda, tocca a te. Ok, io a questo punto sono dolorante, però ecco, quanto mi sta l'uomo più o meno distante? Una ventina di metri. Ventina di metri, quindi non riuscirei nel mio turno a arrivare lì. No. Potresti fare uno scatto per portarti a pochi metri. E riacquattarmi a terra. Però sì, andresti... Quindi io estraggo il mio pugnale, lascio la balestra lì, poi la recupererò. Che mi è solo di un jump adesso e faccio uno scatto verso l'uomo e supero Don Ciccio, gli dico: ma sei cretino, acquattati, così sei un bersaglio troppo facile. Ma quale cretino? E poi lo supero e mi acquatto a terra arrivando il più possibile vicino a lui. Usi l'azione di scatto, quindi raddoppi il tuo movimento, è finito il tuo turno. Fratazzo, io cerco il prossimo, il più vicino a lui, quello con l'arco. Io mi fiondo dal prossimo. Ok, che è sempre l'uomo con l'arco dietro l'albero, e gridando: chi è il prossimo? E mi avvicino il più possibile per tirargli, non lo ammazzare, appena posso, una immobilizzalo. Lo fermo con la testa rotta. Ok, quindi usi la tua azione di scatto per arrivare in mischia, ma non puoi attaccare ovviamente. Don Ciccio? Sì, e rilancio di nuovo Fiamma Sacra e enuncio: vedi di arrivare questa volta, Santa Fiammetta! Ok, questa volta si apre proprio uno squarcio sopra, con un suono angelico quasi, sopra la sua testa, e una fiammata investe il povero malcapitato. Fratazzo, ti vedi un rutto di fuoco a pochi centimetri dal tuo tipo viso. Tipo quando cala Mr. Bean. Vedete? Questa volta mi ha sentito. Che tesoro, Santa Fiammetta. Mi giro verso di lui. Si griglia. Cinque. Dai, fai 5 danni. Lui comincia a strillare di dolore, tira completamente via l'arco. A posto. E tipo, è il suo turno, si butta a terra e comincia a rotolare. Sì, sì. Per cercare di spegnere il fuoco, che in realtà è durato qualche frazione di secondo, ma lui neanche se n'è accorto. È un fuoco magico che è scomparso subito, però il dolore è reale e rimane. Ha varie escoriazioni, bruciature, i vestiti rovinati. E niente, perde il suo turno. Non è vero, Bernarda a questo punto vede la cosa, si gira, wow, e mi lancio, anche se mi fa male il braccio, mi lancio su di lui, coltello sguainato. La mia intenzione è quella di andargli sopra, bloccarlo mentre si sta rotolando e piantargli il coltello vicino alla gola, ma non tagli, cioè puntarglielo e
chiamando Fratazzo, aiutarmi a farlo parlare. Ok, fammi solo un tiro su forza, che sono atletica, per cercare di tenerlo schifezza. Bloccato. Sono schifezza. Vabbè, ragazzi, cioè... Ma che cos'è? È il solito 7. Ah, interessante questo dato. 7 più? L'hai scelto tu, eh? 0. Praticamente gli salti sopra, ma lui nel girare ha un impeto molto vigoroso. Tant'è che ti disarciona, rimani lì tipo in ginocchio, però non lo stai proprio bloccando. Ma io gli grido a lui, bloccalo, ti prego! Fratazzo. Intanto è ancora vivo. Ce ne sono altri in giro? Perché ho visto altri. Allora, che vuoi fare di preciso? Guardare... Così non li hai visti altri. Non li ho visti, perfetto. Ti vuoi guardare intorno? Vuoi... No, gli metto un piede sopra per bloccarlo. Okay, un piedone, anche e tu. E gli tiro uno schiaffo. Fai un tiro anche tu forza atletica con vantaggio, perché c'è anche lei che lo sa comunque sia mezzo bloccando. Mi piace il vantaggio. Andiamo nel dato fortunato. 19. Sì, sì, no, scusami. Un tiro di atletica o di forza? Atletica. 19. Piedone, sì, che okay. Blocca completamente schiacciandolo. Sì. Urla ancora di più perché lo stai premendo proprio su delle ferite. E sì, gli arriva il ceffone in faccia, che lo quasi ammutolisce. Una saccagnata. Una saccagnata per lui. Una batosta. Un applauso alla prima batosta del... Batosta. E... Tocca a me. Ok. Tocca a me, magari. Io tocca a te, sì. Mi guardo intorno. Se c'è qualcuno. Tira percezione. 16 più 3. 19. La situazione sembra tranquilla. Siamo al sicuro. Credo che non ne vedremo di altri per il momento. Sei lontano, eh? Credo che non ne vedremo degli altri. Io la faccio così proprio, la faccio piano, vedo che non c'è nessuno intorno, ma avvicino. Credo che non ne avremo degli altri. E mi avvicino alla sua faccia. Ce ne sono altri? Lasciami, ti prego, aia! Se vuoi respirare, rispondi. Ce ne sono altri? No, eravamo solo noi! E io gli pianto, a questo punto gli pianto il coltello, visto che è già fermo, gli prendo il coltello alla gola. Sei delle ombre. Pietà, pietà, parlerò, pietà! Ti scanno come un porco, sei delle ombre? Sta soffrendo, sta sudando, quasi non è presente a se stesso. Urla solo, pietà, pietà, fa male! Schiaffone, pure io. Poveretto. Schiaffone. Gli ha provato un dente. Ok, schiaffone, lui, ok. Sì, sì, sono delle ombre, pietà, pietà. Chi ti manda? Ci seguivate? Sì, pietà, non mi uccidete. No, non ti preoccupare, ti facciamo soffrire come un cane, se non rispondo. No, no. Chi ti manda? L'ombroso. L'ombroso. Lui. La Lombroso. Elisa di Lombroso. Ah, ecco, sono questo. Nel mentre io arrivo, Il boss. Ma la Lombroso, io ho capito la Lombroso, capito io. No, l'ombro. L'ombroso. Io ho capito la Lombroso. Ah, Lombroso, ma è geniale. Lombroso, perché è il capo delle ombre. Ma... E conosci il demonio? No, non voglio andare all'inferno, no! Per fortuna non si sa mai. Se non parli ci andrai presto all'inferno. Guarda questo qua che ci attacca di sorpresa. Perché ci avete attaccato? Ci hanno detto di uccidervi. Chi vi l'ha detto di uccidervi? Lombroso, Lombroso, è lui che ci manda. Lo conosci questo tipo? Dove siete accampati? No. Siamo nel bosco a ovest. Il bosco ovest. Lo portiamo con noi. Vuoi lasciarlo qui? No. Anche perché? Ma non gli hai chiesto un nome. Come ti chiami? Quintilio. Quintilio è il mio nome. Un nome molto scuro. Adesso noi lo incaprettiamo questo e vieni con noi. Prendo la corda. Quintilio. Prendo la corda. Se fai lo stronzo, finisci come quell'altro. Guarda un po' e lo giro verso il suo amico che sta... Di là. A 15 metri da lui. Vabbè, però si vede uno stesso per terra, penso che sia. Beh, no, addio, fra i cespugli.
Però... si vede solo una grossa macchia rossa contro il tronco, quella si vede bene. Forse il loro piano era quello di uccidere, ci sono finiti male, penso che se non lo vede più o è scappato o è coppato. Piano di come uccidere è finito male. Vabbè, comunque, vedi di non fare cavolate, se no finisci come il tuo amico. Lui però è messo veramente male, cioè le bruciature gli stanno facendo male, sta soffrendo, cioè da quasi l'impressione di uno che forse non ci arriva dove lo volete portare. Ma credo abbia ferite gravi, non lo so. Cosa facciamo? L'hai bruciato. Non è. Il villaggio è lontano. Ci arriva questo? Ma se lo portiamo come prigioniero... Dai sorci. Dai sorci. I sorci. Così magari ci guadagniamo ancora più fiducia da Giampiero. Poi ci pensano loro a interrogarlo. L'ombra dei sorci. Caro mio, all'ombra di sorci. Andiamo. Pensavi di aver trovato tre tipi pericolosi. Ma ne hai trovati peggio. Ti aspetta. Ne hai trovati peggio. Città. Sì, sì, non mica ti ammazziamo. Tranquilli. Noi ti portiamo a fare un giretto. Noi non ti ammazziamo. Ok, quindi tornate indietro all'accampamento. Sì. Prima lo leggo però. Domanda, il cadavere dell'altro? Controlliamo se c'è qualcosa tipo... il cadavere dell'altro? Un arco. Che c'ha addosso? Si ha una spada sgangherata anche quella. Bellissimo. Non ha monete di rame in tasca? Non so. Non sei una roba non ha monete di rame, non ha monete di nessun tipo. Ah, non le volevo, io volevo quelle di rame. Dobbiamo nascondere questo qua. Se arrivano i suoi compagni potrebbero sospettare. Il vestito è particolare? Insomma, beh, mettiamolo sotto qua delle frasche. Lo infiliamo sotto un cespuglio? Sì, sotto delle frasche. Ok, primo cespuglio, diciamo, fitto che troviamo, lo buttiamo dentro, stanno in rovi ancora meglio. Un tiro a sopravvivenza per cercare di nascondere le tracce. Io comunque la spada la prendo. Ho capito, io allora, 10. Ho capito che devo cambiare dato perché... Hai capito. Ok, fatto veramente pochissimo. Però c'ho 14. Ok. E io comunque me la prendo la spada, stamattina. La Ravenna, la sgangherata. Mamma mia, che pensaci tu, fratello. 18 più 3. E io faccio. Bernarda, ci pensiamo noi due. Riposati. Ah, non ce la faccio a tirare. Alzate di peso, poi lo insaccate bene. Sì, sì, sì. Sotto i cespugli. Io sempre. Coprite con un po' di foglie, un po' di rami. Due colpi alla corteccia per levare la macchia di sangue. È abbastanza nascosto adesso. Alla bella e meglio, avete fatto diciamo. Un lavoro ottimo, no? Ma buon lavoro, discreto. E lo portiamo dai sorci. Ok. Nel giro di poco più di 20 minuti, visto che dovete portare il peso di un... Mentre torniamo, state attenti che non ce ne siano altri. Guardatevi intorno. Stavolta. Vai tranquillo. Va bene. Quindi andate con un'andatura un po' più lenta. Ci guardiamo intorno mentre camminiamo. Ok. Impiegate leggermente di più rispetto alla strada che avete fatto per uscire. E vi vedono arrivare all'accampamento. Subito Turibio vi viene incontro. Già di ritorno. Ma chi è quello? Amici. Non si direbbe da come è vestito. Era sarcasmo. Questo è un'ombra. Ma non è messo bene. No, ma ancora riesce a parlare. Ve l'abbiamo portato come regalo. Penso che Giampiero gli voglia dire quelle due paroline. Abbia parecchie informazioni, non lo sappiamo. Ma qualcuna. In quelle condizioni, in giro di qualche ora, non potrà parlare più con nessuno. Portatelo nella tenda. Sì. Già che ci sei, fammi una... Gallina! Dal fondo dell'accampamento, dove avete visto che c'è quel rivolo d'acqua che sta con un secchio a prendere un po' d'acqua, si sente chiamare, si gira, prende un po' d'acqua. Ehi, Turibio, che c'è? Sono già tornati i nostri amici! Poi metto a fuoco... Oh, mi sa che c'è bisogno di me! E corre verso la tenda. Gallina entra nella tenda dove Turibio vi sta dando indicazioni di farlo accomodare su un insieme di coperte, perché chiamarlo letto è... Giaciglio. Un giaciglio, esattamente. Poco più di coperte imbottite con del fieno. Lui ovviamente continua a urlare di dolore,
perché le ferite bruciano ad ogni contatto. E Gallina capisce subito quello che deve fare, quindi corre in un piccolo mobiletto che è nell'angolo della tenda, apre, prende una sorta di grosso barattolo, solleva il coperchio, la pomata, e comincia a spalmare una sorta di pomata, olio, sì, un impasto, un unguento sulle ferite che vede sulla pelle scoperta. Poi fa: su, su, andate via però, lasciatelo prendere aria. Hai qualcosa per me? Dopo, è un graffietto quello. E lo dice senza neanche guardarti. Ok. Io gli faccio... In realtà la tua ferita effettivamente è un pochino sanguina. Ah sì. E brucia, però sopravviverai. Sì. Gli faccio... Gallina, noi andiamo. La prossima volta magari ci racconterai che informazioni potete estrapolare. Nel frattempo, mentre uscite, all'ingresso della tenda beccate Giampiero. Cos'è tutto questo trambusto? Ti abbiamo portato una delle ombre. Una delle ombre? Sì. Dove l'avete beccato in così poco tempo? Nel bosco. Erano qui vicino, vero? Vi ho detto che mi avevano seguito. Sì. E comincia a camminare tipo in tondo, infastidito, come se fosse pensieroso. Erano qui per affettarci a noi, non certo a te. Perché era stato mandato dall'Ombroso il capo. Come fai a sapere che non ce ne siano altri che vi hanno seguito, che vi hanno visto? Non magari. Non ti preoccupare, però non ci ha seguito nessuno, siamo stati attenti. Sì. Uno l'abbiamo fatto... detto anche mezz'ora fa. Sì, ma intanto uno l'abbiamo fatto secco e uno ce l'abbiamo dentro. Se vuoi sapere qualche informazione, le puoi cacciare fuori da lui. Sicuramente. Parlerà. Tiene alla vita. Quindi ti puoi fidare di noi. Sì, ma dovete essere più attenti. Non che non mi fidi, ma siete un po'... dilettanti. Sì, ma efficaci. E sputa per terra quando lo dice. Sì, mi sembra che siamo anche abbastanza efficaci, visto che abbiamo seccati due. Sì, poi basta che non secchino noi. Ok, e adesso andremo... Non vi considera più, entra nella tenda. Ok, vabbè, ragazzi. Solo da andiamo fare della banda. Andiamo veloci stavolta. Sì, sì. E allerta. E poi vado da Giampiero, scosto la tenda e gli dico: comunque le ombre sono a ovest. E chiudo la tenda. Ok, lui si gira, ti vorrebbe dire qualcosa, ma in realtà noti che... Cazzarola, questa informazione è preziosa. Strano. Quindi non ti dà la soddisfazione... Come tutti i maschi, ovviamente. Maschilista! E sì, niente, si rigira e torna indaffarato con Gallina. Sì. Ripartire dall'accampamento. Mentre siamo nel bosco, io li controllo sempre, però un po' per spediti. Mi guardo sempre attorno. Passo svelto e sguardo attento. Ok, tiro a percezione per chiunque voglia controllare. Ok, stavolta non vedo niente. 8, 5, 3, passo da solo. Ok. 14, no 15 con più 1. Betty, pensaci tu. Bene, meglio di 7. Okay, quant'è? 10. Vabbè, 10, se quello lì. Ok, procedete, non mi sembra di vedere altri pericoli in giro. Perfetto. Per il momento. E tornate al limitare del bosco, dove la folla si è dissipata. Perfetto. Sono rimasti in pochi, però come vi vedono arrivare... Sì, io mi gonfio. Vi vengono incontro trepidanti di sapere cosa avete combinato dentro. Allora, avete scacciato il demonio, l'avete mandato calma, via. Calma, prego, Don Ciccio, mi dica tutto. Oh sì? Per questa volta... Dica padre, dica. Per questa volta la battaglia... è stata vinta. E subito so c'è un boato. E faccio... Nonché c'è anche rimasto un segno... Grazie padre, grazie. Mi raccomando però, non è la battaglia è stata vinta, ma non la guerra. Lo demonio è ancora lì dentro, lo demonio. C'è ancora, ma aspettate, siamo riusciti a guadagnare terreno. Sì, molto terreno. Molto terreno. Sì. Non buono. Non esagerare. Non esagerare.
Torneremo presto. Torneremo presto. A finire il lavoro. A finire il lavoro. Ora. Grazie. Ah, grazie ora. Padre, grazie. E quindi mi raccomando, potete inoltrarvi dove prima non potevate. Con molta cautela. Sì. Ma c'è sempre un limite. Ovviamente lo demonio è forte, serrato. Ferrato. E quindi dovrò tornare altre volte. Ma mi raccomando, ragazzi, se non superate quel limite, non vi nuocerà più. Quale limite? Quale limite? Fino a che non vedrete. Che ne so. Lo fumo bianco, sempre quel fumo, cioè okay, poi è rimasto. Okay. Grazie, padre, grazie. Qualcuno bravo. Mette mano alla sua sacca. Prego. Mi smolla qualche monetina. Sì, siate generosi, forza che potete tornare a lavorare, grazie. Raccogliete in tutto 5 monete di rame. 5 monete di rame? Vabbè, so po', devono lavorare. Hai ragione. Prendo in tasco io. Quelli nascondili. Questi qua li prendo come risarcimento di quelli vecchi che avevo beccato. Ci vediamo presto. Noi abbiamo... Molto. Altri demoni. Torniamo presto. Andiamo a lavorare. Mi raccomando, lavorate per le vostre famiglie. Non più di mezza giornata di cammino. Anzi, neanche. Un'ora di cammino, poi fermatevi. Gli alberi ci sono. Cioè. Ok. Voi invece che fate? Andiamo da Gertrude. Dobbiamo trovare la casa di... O di Gertrude o del fabbro? Prima Gertrude. Quello più vicino. Mi pare Gertrude. Sapete che la casa di Gertrude è vicino alle segherie. Il fabbro non lo sa. Quale sia di preciso. Però il fabbro non lo sa. Ah, chiediamo. Qualcuno di voi conosce la vecchia Gertrude? Ok, i boscaioli che nel frattempo si stavano già dirigendo con le seghe in braccio per andare a lavorare. Si gira. Ah, sì, quella lì. E ti indica una vecchia casupola dall'altro lato della strada. Ok, quindi si mette pochissimo, insomma. Sì. La vedi, è a 15 metri da te. Io li faccio bene, mentre il fabbro è qui vicino. Il fabbro l'avete già visto in realtà, più indietro il paese, sulla strada del paese, sì. Ok, a posto. Comunque allora... se te la indicano. Buono, allora comunque... Grazie, buon uomo, grazie, torna a lavorare. Ringraziamo. Buon lavoro, buon proseguimento di... lavoro e andiamo. Sì. Lì era, cioè, che era finito l'audio, mi sono scompiato. Andiamo dalla vecchia Gertrude. Sì. Bussiamo. Okay. Attraversate la strada. C'è questa piccola casetta in legno soprattutto. Sì, ha qualche pietra incastonata alla base più che altro, ma dopodiché arriva il legno con un tetto di paglia. Una casetta carina con dei fiori posti all'ingresso con una porta sbarrata, chiusa. Bussi. Io mi avvicino alla porta, faccio un busso delicato. Io busso forte. Venite, mi stavo aspettando.